Con il taglio del nastro al village allestito in via Caracciolo si apre ufficialmente il calendario di eventi che accompagnerà le regate di Coppa America fino a domenica prossima. La struttura, estesa su una superficie di circa 20.000 metri quadri che prosegue lungo Viale Dorne fino a Piazza della Repubblica, è stata inaugurata questa mattina con i rappresentanti delle istituzioni e della società di scopo che gestisce l'evento. È bellissimo vedere qua tutti questi ragazzi, turisti, persone della città di tutti i quartieri. Il sogno è vedere passeggiare sempre così le persone, con gli stand, con i negozi, con le attività commerciali. Qua sempre ci deve stare Napoli che produce, la Napoli delle tradizioni, dell'economia, dell'enogastronomia, dei mestieri, la Napoli che acquista e si gode, che si gode il suo mare, può mangiare e bere tranquillamente. Insomma, questa è Napoli, il lungomare più bello del mondo, io sono veramente orgoglioso di mostrare la nostra città. Il villaggio sarà accessibile al pubblico tutti i giorni a partire dalle 10. Comprende un'area destinata alle premiazioni e agli spettacoli, circa 45 espositori, spazi attrezzati per lo sport e l'intrattenimento ed un'ampia zona ristoro con 300 posti a sedere. Questa sera in Piazza Plebiscito la cerimonia di apertura della manifestazione e dalla prossima settimana i team inizieranno gli allenamenti in vista della prima regata di giovedì 18 aprile. Abbiamo finito i lavori, cominciano questi 9 giorni di sport, di spettacoli, di regate, di grande coinvolgimento. Credo che l'inaugurazione di stamattina del village sia un segnale importantissimo di partecipazione, e stasera nel concerto di Piazza del Plebiscito avremo il momento di inaugurazione ufficiale anche della cosa, fino a martedì che partiranno le regate di America's Cup World Series. Già oggi un anticipo di festa nelle acque del Golfo, dove ha preso il via il trofeo Vela Longa, che fino a domani vedrà 200 imbarcazioni in gara tra il Molosiglio e Nisida.